procedere alla proclamazione del sindaco, verifica, anche sulla base di atti e documenti di cui sia venuta comunque in possesso, che nei confronti del candidato per il quale la proclamazione sta per essere effettuata non sia sopravvenuta o non sia stata accettata successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235. Compiute le suddette operazioni e in conformità ai risultati accertati, io, sottoscritta Nucera Giuseppina, presidente della sezione numero 1 e di questa adunanza, tenuto presente il disposto dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, in base al quale è proclamato eletto il sindaco e il candidato alla medesima carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerto che il candidato, signor Avvocato Vincenzo Rosario Lupi, ha riportato fra tutti i candidati alla carica di sindaco il maggior numero di voti, cioè il numero 1031 voti validi. Quindi io, sottoscritto presidente della sezione numero 1, alle ore 21:10 del giorno 26 maggio 2014, proclamo eletto alla carica di sindaco del comune di Bova Marina l'avvocato Vincenzo Rosario Crupi. Decisioni del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Complimenti, procediamo alla proclamazione dei consiglieri comunali. Consiglieri. Carmelo, vai avanti. La adunanza dei presidenti delle sezioni, prima di procedere alla proclamazione degli eletti, verifica, anche sulla base di atti o documenti di cui si è venuti comunque in possesso, che nei confronti dei candidati per i quali la proclamazione sta per essere effettuata non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235. Compiute le suddette operazioni in conformità ai risultati accertati, io, sottoscritta Nugera Giuseppina, presidente della sezione numero 1 di questa adunanza, alle ore 21:12 del giorno 26 maggio 2014, tenendo presente il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista e considerato che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza deve essere attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima, a norma dell'articolo 71, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, in base alla graduatoria dei candidati di ciascuna lista, proclamo eletti consiglieri comunali del comune di Bova Marina per la lista numero 2, avente il contrassegno Bova Marina in movimento, alla quale spettano seggi numero 8, i signori Antonio Stilo, Palamara, Sergio Malara, Leonardo Rodà, Domenico Rodà, Maria Luisa Ollio, Massimo Daguì, e Giuseppe Panzera. Yeah.
missione, un in bocca al lupo, un in bocca al lupo che riusciate a percorrere, a seguire i binari che noi abbiamo tracciato nell'interesse della collettività, ma sicuramente per come vi siete battuti, sicuramente vi appellerete a quelli che sono i principi che a noi diciamo ci illuminano quotidianamente nel nostro lavoro che svolgiamo nell'interesse della collettività più nuova. Buona fortuna, ma soprattutto in bocca al lupo. Hanno tanto bisogno. A questo punto chiamato in causa a nome di tutta la cittadinanza che ho l'onore e anche soprattutto l'onore di rappresentare, saluto la dottoressa Tancredi e anche i commissari, la triade diciamo commissariale, la terna commissariale, compreso anche il dottor Meloni che poi è stato chiamato a un incarico più prestigioso. Ringraziamo per il lavoro che avete svolto, speriamo di rivedervi qui a Borgo Marina da turisti e certamente seguiremo gli indirizzi tracciati dalla Commissione in questi due anni, perché siamo consapevoli che senza la cultura e senza la legalità non ci può essere sviluppo, quindi queste saranno le linee guida della nostra amministrazione, quindi di nuovo un saluto e una arrivederci alla diretta. Buonasera a tutti. Grazie per essere qui questa sera. Un grazie anche agli amici e ai volontari che ci hanno aiutato, hanno contribuito per la riuscita di questa serata. Abbiamo organizzato questa manifestazione per festeggiare la vittoria delle elezioni. Una festa sobria, come è giusto che sia, senza fuochi di artificio, perché nella vita ogni qualvolta si partecipa, si concorre ad una gara, ad una competizione, bisogna saper accettare il risultato, bisogna saper perdere e bisogna saper vincere, portando il dovuto rispetto agli avversari, ai competitori. Una festa di piazza, una festa in mezzo ai cittadini, alle elettrici, agli elettori, a prescindere da chi ha votato per chi. Questo perché noi da lunedì sera siamo l'amministrazione del comune di Borgo Marina, rappresentiamo l'intera comunità. La scelta di essere qui stasera in mezzo a voi, di festeggiare insieme a voi, è stata una scelta giusta, una scelta dovuta, una scelta sentita, una festa di tutti, una festa di piazza. Il 26 maggio ha vinto la democrazia, non perché dalle urne è uscita vincitrice la nostra lista, la lista numero 2, la lista Borgo Marina in Movimento. Ha vinto la democrazia perché gli elettori, le elettrici, liberamente, democraticamente, hanno espresso il loro voto a favore di una delle tre liste in competizione. Diciamo grazie a chi ci ha sostenuto, a chi ci ha votato, a chi ci ha dato fiducia, a chi ha creduto in noi, a chi ha creduto nelle nostre idee, nelle nostre proposte, nei nostri programmi, nei nostri progetti, a chi ha apprezzato il tono con cui abbiamo condotto la nostra campagna elettorale e con cui adesso abbiamo già iniziato ad amministrare il Paese. Alcuni ed alcune pensano che ancora
Siamo in campagna elettorale, mi fanno pensare a quel giapponese nella foresta che dopo 40 anni dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, per fortuna ancora pensava di essere in guerra. Non è così, la campagna elettorale è finita, dobbiamo pensare al nostro paese, ai problemi che ci sono e sono tanti, non è così. Non vi rispondiamo, non abbiamo tempo per voi, non abbiamo tempo di perdere tempo. Noi, lo voglio dire, è una cosa banale, è una cosa ovvia, solitamente io non delle cose ovvie non le ripeto, ma è bene puntualizzarlo, è bene precisarlo. Saremo l'amministrazione di tutti, di chi ci ha votato e di chi non ci ha votato. Chi non ci ha votato non ha espresso, noi non abbiamo interpretato il voto dato alle altre liste come un voto contro di noi, un voto contro le nostre persone. Riteniamo, pensiamo, crediamo che chi legittimamente, avendone tutto il diritto, ha espresso il voto a favore della lista numero 1 piuttosto che della lista numero 3, lo ha fatto perché riteneva le persone che componevano quelle formazioni le persone più adatte a guidare, ad assumere la guida del nostro comune, e noi rispettiamo la loro scelta, rispettiamo la loro decisione, rispettiamo la loro volontà, perché in democrazia si fa così. Altro che alcuni che dicono di essere democratici e non hanno neanche il garbo, non hanno mai imparato che chi parla per ultimo solitamente non dovrebbe aprire polemiche, perché parlando per ultimo poi chi viene chiamato in causa non ha il diritto di replica, ma c'è sempre tempo per imparare, speriamo che imparino. Di cosa ha bisogno il nostro paese? Da dove dobbiamo ripartire? Lo abbiamo detto tante volte durante la campagna elettorale. Dobbiamo partire da noi. Il paese lo cambiamo noi, non lo cambia Vincenzo Grupi, non lo cambieranno gli assessori che nella prossima settimana saranno nominati e gli avvoltoi stiano calmi. Non li abbiamo nominati non perché noi abbiamo problemi, non li abbiamo nominati perché ancora non ne abbiamo discusso. Perché da martedì abbiamo voluto la bicicletta e abbiamo iniziato a pedalare. Ci stiamo occupando di tanti problemi che ci sono, senza andare a vedere di chi è stata la colpa o perché, solo per fare un esempio, la provincia di Reggio Calabria aveva stanziato 50.000 euro per la copertura della piscina. A novembre avevano inviato una lettera al nostro comune chiedendo una documentazione, delle cose molto semplici. Al 26 maggio questa documentazione ancora non è stata trasmessa. No, non ci interessa in questo momento capire le responsabilità. Ci stiamo impegnando e già siamo andati alla provincia per cercare di non perdere il finanziamento. Questo è il nostro metodo, questo è il nostro modo di amministrare. Dobbiamo riappropriarci del nostro senso di appartenenza al nostro paese, mi ripeto, lo dobbiamo sentire nostro, lo dobbiamo tutelare, lo dobbiamo proteggere, lo dobbiamo amare. Faccio un esempio, anzi non un esempio, è un fatto che ho visto ieri. Uscivo dal comune ieri nel tardo pomeriggio e sono entrato alla villa ieri mattina ripulita dagli operai forestali, che ringrazio a nome di tutta l'amministrazione, a nome di tutta la cittadinanza. La vasca che non era funzionante non so da quanto tempo. Piccole cose, ma noi abbiamo bisogno di queste piccole cose. Ebbene, già ieri sera c'era una lattina all'interno della vasca. Ecco, quando parlo di senso di appartenenza al paese, quando dico, diciamo, che dobbiamo amarlo il nostro paese, intendiamo dire che questi episodi non debbono più ripetersi, non debbono più verificarsi. La villa è una... abbiamo tante cose belle nel nostro paese. Intanto il nostro paese è bello tutto. La villa è una delle cose più belle, diciamo. Ci vanno gli anziani, ci vanno
i bambini, ci vanno i genitori, quindi la villa è di tutti, la villa è nostra, se la teniamo bene ce la godiamo, se non la teniamo bene peggio per noi. Ecco, questi, da questi concetti semplici bisogna ripartire. Io non ho fatto polemiche durante la campagna elettorale e non le farò, però alcune cose vanno precisate a tutela dell'immagine del nostro paese, della dignità e dell'onorabilità dei cittadini che io ho l'onore di rappresentare, e l'onore più grande che io abbia ricevuto e che possa anche un domani avere è la cosa, diciamo, a parte gli affetti ovviamente strettamente familiari, ecco, la cosa che più di tutto mi riempie di orgoglio. Non ci possano essere altri eventi, altri, non lo so, risultati positivi, altri successi che potranno darmi, anche forse più prestigiosi, l'orgoglio che ho avuto lunedì sera quando sono stato proclamato sindaco del mio paese, sindaco di tutti i cittadini di Bova Marina. Però alcune cose, ripeto, le voglio dire. Qualcuno nell'ultimo comizio, lo dico senza nessun astio, non avendo mai avuto argomenti da esporvi, da proporvi, da illustrarvi, e avendo terminato tutte le ingiurie, le infamie, le offese, le calunnie, chiedo scusa, rivolte contro di noi, contro le nostre persone, a volte anche contro i nostri sostenitori, le persone a noi legate, i nostri familiari, ha fatto riferimento alla circostanza che nella nostra lista ci sono persone, me compresa, che in passato hanno avuto problemi di salute. Io questo amico, non lo dico in senso ironico che è un amico, lo rassicuriamo questa sera, stiamo tutti bene, grazie all'aiuto dei medici, delle nostre famiglie, delle persone a noi più care, stiamo bene, godiamo di ottima salute sia dal punto di vista fisico e sia dal punto di vista amministrativo. Siamo invece preoccupati, e siamo preoccupati molto, e siamo anche dispiaciuti che alcune persone, per fortuna poche, sono affette da ebetismo, da stoltezza. Malattia dalla quale non si può guarire, non si guarisce, perché come tutti sapete, come tutti sanno, come tutti sappiamo, per gli stolti non c'è medicina. E restando in tema di ebetismo, lunedì pomeriggio a Spoglio non ancora concluso, ma quando ormai l'esito era scontato, era deciso, la mia amica avvocatessa Anna Zappia, perché io da sindaco dirò le cose positive che facciamo e le cose negative, noi avremo il rapporto diretto con i cittadini, non abbiamo fatto promesse, ci siamo impegnati, e noi gli impegni siamo abituati ad onorarli, e quando non riusciremo ad onorarli toglieremo il disturbo. Dicevo, la mia amica avvocatessa Anna Zappia ha scritto su Facebook, aspettate perché lo so a memoria ma lo voglio leggere, Scerbo, sindaco di Palizzi, l'ho visto, lo saluto, lo ringrazio per essere qui presente, neo eletto sindaco di Palizzi, e Cecio sono io, mi chiamavano così quando ero più piccolo, a Bova, Simun Temani, d'Andrangheta, nata vota. Ora a me sta cosa non ha dato nessun fastidio, lo dico non perché sto chiedendovi la solidarietà, mi difendo, mi difenderò nelle sedi competenti, nelle sedi opportune. Approfitto
e vi chiede, chiedo scusa, di invitare pubblicamente l'esimia giurista a non fare l'omertosa, però, perché l'omertà è tipica proprio di quelle associazioni criminali di cui lei parla, cioè l'Ndrangheta, e quindi siccome lei è contro l'Ndrangheta, come lo siamo tutti, e non abbiamo bisogno di dirlo, perché è una cosa normale, siamo tutti contro l'Ndrangheta, siamo tutti contro l'illegalità, non abbiamo bisogno, però tutti ci conoscete, non abbiamo bisogno di esporre alcunché. Dicevo, non deve fare l'omertosi, allora deve andare in caserma dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza e fare i nomi di questi 'ndranghetisti, di chi sarebbero questi 'ndranghetisti che hanno votato per il sottoscritto e i motivi per quali lo hanno votato. Sapete perché dico questo? Ripeto, a me non tocca, poi insomma bisogna anche valutare chi le dice certe cose, perché su Facebook io sono forse uno dei pochi che non sono, diciamo, non sono collegato, non so neanche il termine esatto, perdonatemi l'ignoranza, non sono iscritto, mi suggeriscono di là, ecco, tanta è la mia ignoranza in materia, e non sono iscritto. Si collegano migliaia e migliaia, per non dire milioni di persone a leggere, a parlare, a scambiare opinioni, a discutere, e molte di queste persone, leggendo questo post, mi pare che si chiami così, comunque questa frase, sono molte persone che non conoscono, conoscono poco, non conoscono bene il nostro paese, la nostra realtà, il nostro territorio, per cui frasi del genere, il punto non è che hanno offeso me, frasi del genere possono indurre queste persone che leggono ad un'associazione, ma non ad un'associazione criminale, ad un'associazione di idee che a volte è anche più pericolosa, un'associazione di idee ad un'equazione, Bova Marina è uguale a 'Ndrangheta. Non è possibile, noi abbiamo come amministrazione il dovere di tutelare l'onorabilità del nostro paese, allora l'avvocatessa che faccia questi nomi li deve fare a questo punto, li deve fare, perché sarò io da cittadino, da primo cittadino, a chiedere al pubblico ministero che deve fare i nomi, perché questo offendono il paese, offendono voi, offendono noi, offendono tutti, offendono i nostri giovani, i nostri bimbi, i nostri ragazzi. Noi invece questa sera vogliamo darvi una notizia positiva, non per la nuova amministrazione, per Bova Marina, una notizia lanciata ieri dall'agenzia di stampa ADN Cronos Salute. I pediatri nazionali hanno individuato 83 spiagge a misura di bambino, 83 spiagge in tutta Italia. Ebbene, fra le 83 spiagge c'è la spiaggia di Bova Marina, non c'è la spiaggia della nuova amministrazione comunale, c'è la spiaggia dei cittadini, c'è la spiaggia dove vanno i nostri ragazzi, dove andremo noi tra qualche giorno, tra qualche settimana, tra qualche mese. Non è un merito da scrivere alla nuova amministrazione, noi ci siamo insediati solo martedì mattina, lo diciamo perché questo è un motivo di vanto e di orgoglio per Bova Marina. E noi dobbiamo tornare ad essere orgogliosi del nostro paese. Venerdì 13 giugno verrà una troupe di Rai Calabria e si collegherà in diretta, se non ho capito male, con la Rai Nazionale, farà un servizio in diretta nell'ambito del programma Buongiorno Regione. E quindi sulla Rai ci sarà, non ci sarà il sindaco, può darsi pure che ci sarò, non lo so. Ci sarà Bova Marina, dobbiamo imparare a capire questo.
se noi il paese non lo potremo mai cambiare. Questo non significa che dobbiamo avere il pensiero, io sono nemico del pensiero unico, lo dirò verso la fine. Non significa che dovete dire sì, signor sindaco, è così, no. Però non possiamo, dobbiamo lavorare tutti per il bene del paese, nella diversità delle opinioni, delle posizioni politiche. Io ho sostenuto sempre che perché ci sia un buon governo ci deve essere una buona opposizione, e noi vogliamo una buona opposizione, ci deve essere l'opposizione. Guai se non ci fosse la minoranza e l'opposizione, guai. Noi abbiamo preso un impegno solenne venerdì 23 maggio. Questo impegno lo onoreremo fino in fondo, costi quel che costi. E questo impegno abbiamo già cominciato ad onorarlo martedì mattina. Ci siamo impegnati ad occuparci dei problemi della gente, dei problemi dei cittadini. Ci siamo impegnati a lavorare nell'interesse esclusivo della collettività. Vi diciamo non per propaganda, lo dico già in anticipo, lo diciamo. E di quello che vi dirò adesso, che diremo adesso, è meno di una goccia rispetto ad un oceano sterminato di problemi che ci sono, meno di una goccia. Sappiamo che è un tema sensibile il problema dei tributi. Ebbene, martedì mattina ho visto le determine fatte e hanno approvato i ruoli 2011, 2012, 2013 dell'acqua, indicando come scadenza di pagamento ed in unica soluzione per l'anno 2011 il 31 luglio e per l'anno 2012 e 2013 il 30 novembre. Ho fatto subito una nota all'ufficio tributi dicendo di non inviare più, o meglio di non inviare per il momento i ruoli alla Soget, non perché non pagherete, l'acqua bisogna pagarla, noi abbiamo detto che parleremo il linguaggio della verità, va pagata. Purtroppo negli anni non sono stati mandati anno per anno i ruoli, vanno mandati, però vanno rivisti tempi e modalità di pagamento. Ed è una cosa che vedremo non solo noi come amministrazione, la vedremo insieme ai cittadini, la vedremo insieme alle forze politiche, la vedremo insieme alle associazioni, a tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza. Abbiamo iniziato a pulire il paese, abbiamo iniziato a pulire i sottopassi. Questa notte, salvo imprevisti, perché sono come San Tommaso, se non vedo non credo, l'ASED gratuitamente, è giusto dirlo, farà una pulizia straordinaria di tante zone del paese. Sono piccole cose, lo sappiamo, non vogliamo che ci dite bravi. Sono piccoli segnali per ripartire, per far vedere che c'è un impegno. Abbiamo parlato già del problema della piscina, martedì ci daranno, dovremo firmare alla provincia per un contributo di 5.000 euro per la pulizia della spiaggia. C'è la possibilità, ma è soltanto una possibilità, se riusciremo ad avere in tempi brevi da parte dell'ARPACAL gli esami per quanto riguarda la compatibilità della nostra sabbia con quella di Saline, la possibilità di avere un contributo per interventi di rifacimento sull'arenile. E ci sono anche un'altra cosa che a breve faremo, già abbiamo predisposto, c'è il problema del suolo pubblico per i commercianti, c'è la stagione estiva, è la stagione in cui i commercianti lavorano di più, guadagnano di più, faremo delle modifiche, certo, lo diciamo da ora, non possiamo, visti i tempi stretti, andare a modificare le tariffe, però cercheremo di dare la possibilità non solo agli esercizi pubblici, ai bar e ristoranti, ma anche a tutti gli altri esercizi commerciali, rispettando le prescrizioni che si devono rispettare, di poter utilizzare il suolo pubblico, quindi dare un piccolissimo sostegno agli operatori commerciali. I problemi sono tanti, di difficile soluzione,
ma non ci spaventiamo, non abbiamo paura, non abbiamo mai avuto paura. Abbiamo la giusta esperienza e il giusto coraggio per affrontarli e risolverli. Vi chiediamo soltanto una cosa, vi chiediamo di collaborare, di partecipare, di suggerire, di criticare, perché noi abbiamo bisogno delle critiche come stimolo, come pungolo per fare sempre meglio e sempre di più. I nostri principi, la nostra bussola saranno principi che un po' si sono smarriti, che un po' tutti abbiamo smarriti, che sono l'onestà, la trasparenza, la correttezza, la libertà, l'uguaglianza. Per noi i cittadini sono tutti uguali, questo ci hanno insegnato i nostri padri. Per noi le persone non valgono per quello che hanno, valgono per quello che sono. In questi giorni siamo stati molto dentro le stanze del comune e poco tra la gente in mezzo alla strada. Ma vi assicuriamo che si tratta di un periodo momentaneo e di breve durata, dettato dalla necessità di capire la situazione, leggere le carte, fare una ricognizione sullo stato dell'arte, di cui vi informeremo dettagliatamente ed analiticamente. Ma si tratta solo di un momento, perché potete starne certi, potete dormire sonni tranquilli. La nostra sarà un'amministrazione popolare, amica e vicina ai cittadini. Ed io sarò un sindaco popolare, come popolare per tutta la vita è stato mio padre. Sarò un sindaco al fianco dei più deboli, dei più sofferenti, dei più bisognosi, degli ultimi. Insieme ce la possiamo fare, insieme ce la faremo. Grazie. Thank you.